Il consigliere comunale di Campobasso del PD, Augusto Massa, solleva il problema legato al pagamento dell'IMU e che a suo giudizio riguarda diverse aree agricole comunali per le quali non sarebbero stati eseguiti gli opportuni aggiornamenti. Una denuncia forte fatta nel corso di una conferenza stampa convocata per sollecitare chiarezza da parte dell'amministrazione comunale. L'attuale amministrazione nel 99 ha preso atto della proposta Lucarini riferiti a territori delle zone agricole, un territorio molto vasto di circa 640 ettari, considerando quel territorio come zone abusive che devono rientrare nell'applicazione di alcune leggi sia nazionali che regionali. Questi territori da territori agricoli diventano automaticamente territori residenziali, con un indice di fabbricabilità molto più alto rispetto all'indice di fabbricabilità dei terreni precedenti. C'è un fatto rilevante che in tutta questa analisi non è stato fatto nessun intervento da parte dell'amministrazione per individuare le aree effettivamente sottoposte a questi nuovi valori. Molte delle aree si caricherebbero dell'ICI e dell'IMU degli anni precedenti e che creerebbe problemi di grande difficoltà. Ci sia chiarezza degli interventi in sede di Consiglio Comunale, lo abbiamo detto più volte.